per dare un'immagine viva e presente di quello che è il trasporto oggi fra i due sponde dello stretto, l'immagine che possiamo dare è quella di una serie di pendolari che ammontano appunto a 20.000 pendolari al giorno fra le due sponde, che si aggirano scavalcando sartiame, raggiungendo con difficoltà i mezzi di trasporto, attraversando aree portuali per nulla attrezzate. Chiunque abbia avuto l'esperienza, per esempio, di arrivare, dicevo, non solo pendolari fra le due sponde, ma anche gente che arriva da fuori, turisti o viaggiatori che scendano dal treno a Villa San Giovanni. Oggi i trasporti ferroviari si sono molto ridotti, con la Sicilia moltissimi preferiscono lasciare il treno a Villa San Giovanni e imbarcarsi. Ebbene, addirittura nemmeno nell'ambito dello stesso gruppo è facile capire quale nave si possa prendere scendendo dal treno per passare dall'altra parte. Una parte del nostro paese è da oltre mezzo secolo che attende risposte concrete in termini di servizi e di infrastrutture. Una parte del paese non intende chiedere, come ha detto credo il sindaco di Messina, ma anche gli altri rappresentanti, col cosiddetto cappello in mano, delle mance o qualche regalia. Intende avere risposte concrete ai propri diritti. Le tasse si pagano in tutta Italia, ma gli investimenti non sono proporzionali. Ecco, questi sindaci, questi rappresentanti del territorio oggi mi hanno, come dire, riempito di gioia nel sostenere tesi assolutamente corrette,